In ginocchio poi. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Con Gesù io avanti, solo con Lui, la forza della preghiera, perché non si risolve niente con le armi, solo con la preghiera, non c'è altro. Non c'è altro, in modo più assoluto. È un viso noto questo che avete visto alla fine, quello di Margherita Coletta, vedova di Giuseppe ucciso a Nassiria. Prima ha parlato Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, ucciso dalle BR alla Sapienza, e poi Rosaria Schifani, era la testimonianza d'apertura, vi ricorderete, vedova di Vito, morto a Capaci. Buona domenica, come avrete capito, continua il nostro percorso sul Padre Nostro e continua con una frase che sta a cuore a tutti, soprattutto una frase che smuove i cuori, perché dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quinta domanda del Padre Nostro. Monsignor Carlo Ghidelli, fresco presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, arcivescovo di Lanciano Ortona, cominciamo a chiarire un po' una cosa. La prima sensazione è questa: ci ricordiamo benissimo queste tre testimonianze, ce le ricordiamo così bene che mi viene da pensare il perdono forse nella società di oggi è merce rara, o no? Ma in parte sì, però se stabiliamo un rapporto, diciamo, cristiano a questo tema, io penso che sia molto più diffuso il perdono e il perdonarsi reciproco di quanto noi non crediamo. In realtà è possibile perdonare perché siamo stati perdonati. Il cristiano ha questa certezza. Quindi lei in sostanza dice: il perdono non è una faccenda orizzontale che si risolve tra me e lei. Bisogna fare un giro, bisogna passare in alto. Ecco, se si passa dalla verticalità, l'orizzontalità è possibile, altrimenti diventa un sentimento così filantropico, generico, romantico, ma non è il vero perdono che rigenera una persona. C'è una frase di Bachelet, l'ha sentita poco fa, diceva: sì, perdono, ciò non impedisce che la giustizia faccia il suo corso. Perdonare non significa dimenticare. Certo, tuttavia bisogna ricordare che il perdono cristiano ha una sua efficacia radicale, cioè quando noi diciamo rimetti a noi non intendiamo solo fa finta di che non esista più, ma intendiamo invece cancella, sradica, addirittura annulla. È l'annullamento totale, per cui Dio perdonandoci ci ricrea, cioè ci fa di nuovo, ci fa nuovi. Cioè c'è una seconda creazione che la grazia inaugura, e questo è il bello del cristianesimo. E non è una sottigliezza, poi scopriremo perché. Eraldo Affinati, buongiorno. Buongiorno a voi. Scrittore, collaboratore di vari giornali di altissimo livello in Italia, io però prima ancora che allo scrittore, poi parleremo anche di qualche suo libro, farei una domanda all'appassionato di letteratura. Immagino che per scrivere bisogna leggere, no? Cioè, certo, immagino lei abbia letto parecchio, e le viene in mente una pagina della letteratura che le sa di perdono, che profuma di perdono? Direi l'ultima parte dei Promessi Sposi, mi viene quella più immediatamente alla mente, ed è la pagina in cui Fra Cristoforo invita Renzo al perdono nei confronti di Don Rodrigo, perché Renzo avrebbe voluto vendicarsi, mentre invece Fra Cristoforo, di fronte a questo letto di questo agonizzante con questa cappa signorile ormai come un resto dell'ultima potenza, gli dice: no, tu devi assolutamente riconciliarti con lui. Lo invita a pregare di fronte al cadavere di Don Rodrigo, gli dice queste parole importanti, dice: ma sarà castigo o sarà misericordia? Noi non sappiamo Dio come giudicherà Don Rodrigo e non possiamo quindi anticipare il giudizio, e quindi in questo senso è quella una pagina che poi resta nella storia della nostra letteratura, anche perché non dimentichiamo il pane del perdono che poi Fra Cristoforo consegnerà a Renzo e Lucia come appunto suggello finale del libro. Insomma. È vero, è bella questa immagine del pane del perdono, se la ricorda, Don Carlo? Sì, sì, del resto il Padre Nostro è in questa linea, no? Gesù ci invita a chiedere: dacci oggi il nostro pane, esatto, esatto. E poi il perdono. Abbiamo bisogno del perdono come del pane.
e quindi anche liberaci poi anche dalla liberazione ma del pane. Il pane quotidiano non è solo quello che consumiamo, è la possibilità di stabilire un rapporto interpersonale corretto, ricostruirlo almeno, e poi aiutarci insieme a liberarci dal vero male con la M maiuscola. Ma questo poi lo vedremo la settimana prossima, non anticipiamo troppo, intanto mi prendo la libertà di un aggancio facile. Abbiamo detto i promessi sposi, beh, forse proprio il matrimonio è uno degli ambiti in cui il perdono è più difficile, il prossimo servizio ce lo dimostra. Io ho deciso il mio matrimonio in un, così, per gioco, non perché credessi nel sacramento, non perché credessi in quello che stavo facendo. I primi anni non sono stati semplici, perché comunque mi sono trovata a gestire una famiglia, mandare avanti una casa, cose alle quali io non ero affatto abituata. Dopo un anno e mezzo circa di matrimonio è nato Massimiliano, e quindi un'altra persona da accudire in casa mi creava problemi sicuramente. E quindi ho deciso proprio di chiudere il rapporto con mio marito e sono andata via. E il momento che è arrivato di questa separazione è stato il mio shock. Però in quel momento mi sono aggrappato tantissimo a Dio. E gli chiedevo, ecco, di aiutarmi a capire ed andare avanti. E andare avanti per Massimiliano. Ho visto gente andare, perdersi e tornare. Avevo riacquistato la mia libertà, quindi il mio modo di vivere, di stare, poter frequentare la palestra senza problemi, fare quello che volevo. Però era una vita abbastanza vuota e in questo contesto un collega d'ufficio che faceva e fa tuttora parte della comunità Gesù Risorto, una comunità carismatica, ha iniziato proprio ad invitarmi a degli incontri di preghiera. Per me la religione era un qualcosa veramente molto lontano. Fin quando, vedendo la sua insistenza, gli dissi vengo. Per diverse strade, tu con diverse scarpe, su una strada sola. Sono entrata, però tutto quell'amore, tutta quella gioia, quella gioia proprio che c'era nel Signore mi dava veramente fastidio, per cui praticamente dopo pochi minuti che ero là dentro volevo andare via perché ero veramente infastidita. Arrivata sulla porta mi sono fermata perché poi comunque non avevo altri impegni e lì è iniziato un momento di pianto, e un pianto liberatorio, un pianto che è durato tutta la sera ma anche poi nei giorni successivi. Sono passati proprio tanti mesi in tutta questa situazione, fino a che un sabato durante la preghiera mi sono trovata a dire al Signore: ridammi la mia famiglia. Molte persone poi all'esterno, quando ci hanno rivisto insieme, mi domandavano come hai fatto a perdonare. E allora, i momenti che io mi fermavo a pensarci con la mia razionalità, con la mia umanità, certo, cioè, dice, non è possibile, cioè, cose insomma, che ti fanno male, non puoi perdonare. Però pensando con la preghiera e pensando al Signore, non ho più nessun rancore, nessun dolore, nessuna ferita. Per me è stato molto difficile poi dover tornare sui miei passi, dover dire, ammettere con me stessa che determinate scelte fatte erano sbagliate. Non è stato facile per lui perdonare, non è stato facile per me chiedere perdono. Sempre per sempre, alla stessa parte. Non è stato facile, questa forse è la cosa che si capisce maggiormente, che balza proprio agli occhi e al cuore di questa storia. Eraldo Affinati non è sposato, vero? No. Però immagino sappia benissimo quanto sia difficile perdonare in famiglia, tra le persone care. Beh, ogni uomo passa attraverso questa esperienza, quindi inevitabilmente diciamo c'è una conquista del perdono, ecco. Una conquista che deve essere giornaliera, giorno per giorno bisogna conquistare questo perdono, non una volta per tutte. E quindi è una fatica quotidiana che a cui è chiamato diciamo l'uomo e soprattutto il credente, il cristiano. Ma anche perché poi questo insomma è un nostro modo di essere un po' strano. Siamo disposti a perdonare a larga scala, però poi magari nel piccolo, no? Sono le cose di cui
facciamo più fatica. Passiamo allo scrittore allora, Affinati. Eraldo Affinati, un teologo contro Hitler, sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer. Questo è insomma, un teologo piuttosto noto. Bonhoeffer scriveva una cosa sul perdono, diceva: vivete perdonandovi i peccati a vicenda, attenzione perché senza perdono non c'è comunità, senza perdono non c'è neppure il matrimonio. Lei è d'accordo? Sì, senza dubbio Bonhoeffer era consapevole della necessità di perdonarsi, però era anche dentro il groviglio della storia, perché fu condannato da Hitler e morì impiccato a Flossenburg, nel lager di Flossenburg, poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Egli era entrato dentro la cospirazione contro il Führer e ciò nonostante era consapevole della necessità di trovare una concordia e una vita comune. Una volta gli chiesero: ma come fai tu ad essere un combattente e nello stesso tempo un pacifista? E lui disse: io certamente se incontrassi una persona che uccide un'altra, il mio primo desiderio sarebbe quello di strappare il pugnale dalla mano di quella persona prima ancora di soccorrere il ferito. E quindi era consapevole profondamente di questa e purtroppo di questo groviglio, ed è vissuto in un'epoca tragica quale appunto quella del nazismo appunto in Germania. Torneremo magari anche proprio sul perdono della storia, però vorrei prima fare un passo indietro nella quotidianità, proprio Monsignor Ghidelli. Questo perdono che abbiamo visto in famiglia ha ristabilito un po' l'ordine, però non è bastato che il marito perdonasse, è bastato anche che la moglie assumesse le proprie responsabilità, cosa che è altrettanto difficile. Lei dice che non è stato facile per niente per me tornare a casa. Ecco, vorrei sottolineare anche qui l'importanza della concezione cristiana del matrimonio, perché a me non va molto. Io non ho esperienza in questo campo, però non mi va molto di pensare che marito e moglie sono preoccupati di perdonarsi. No, la prima attitudine è quella del donarsi totalmente. Il perdono è un dono al cubo. Se tu non impari a donarti, non saprai perdonare, ma donarsi totalmente, cioè donarsi sacrificandosi. Quindi se c'è una dinamica di questo genere nel matrimonio, il perdono viene da sé. Altrimenti mi pare di immiserire la vita coniugale, ma ti perdono, mi perdoni, ma che vita è? No, mi dono, ti doni e così ci prepariamo a perdonare. Perfettamente d'accordo. Questa è la logica del matrimonio cristiano. Nelle riflessioni sul Padre Nostro ci stiamo facendo accompagnare in queste settimane da Enzo Bianchi, sentiremo la seconda parte, e da Don Oreste Benzi. Allora sentiamo che cosa ci ha detto Don Oreste Benzi su questa frase: rimetti a noi i nostri debiti.